Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Ci troviamo qua nella casa di abitazione della signora Elena Galanti in via Principe di Butera. È una stradetta proprio vicino qui la grande chiesa della Madrice al nostro paesello. Perché siamo qui? Perché la signora Elena Galanti è una bravissima donna che lavora al ricamo o con i ricami. I ricami ce ne sono tantissimi, tipi di ricamo, ma lei ha una particolarità, il cosiddetto ricamo a tombolo. Buongiorno signora Elena, cosa sta facendo in questo momento? Sto facendo un'applicazione, una balza per una tenda. La balza com'è? La stice quella alta? Sì, in base alla misura della tenda. E lo sto facendo come? Con quale tipo di ricamo? Col tombolo. Una ricetta con col tombolo. Sì, il tombolo è difficile a lavorarlo. Sì, è molto difficile, non è facile impararlo, ci vogliono anni per impararlo. Da dove, chi l'ha imparato a fare questo tombolo? Me l'ha imparato la signora Nina Giallombardo. È una signora di Mazzarino? Sì, prima abitava a Mirabella, ora abita a Mazzarino. Ci spiega allora come si fa, questo come si chiama? Questo è un uncinetto che mi serve per tirare il filo che faccio il filetto. Non è facile, questi come si chiamano questi? Questi si chiamano fuselli. Fuselli? Sì, che li riempiamo prima e poi iniziamo a fare il lavoro. In quanto tempo hai imparato questa arte del ricamo a tombolo? Anni, anni. Molti anni. Ma è appassionata. Sì, mi piace. Ci vuole pazienza. Ma molta. Con i bambini piccoli sono riuscita, anzi, a imparare. Quanti figli c'ha? Due. Ecco, nonostante questo, nonostante il crescere i figli, bravo, ha imparato questa arte? Sì. Loro andavano a scuola, che all'asilo, e appena avevamo 5 minuti di tempo con la signora Nina, lo facevamo insieme. Brava. Questa è una margherita, una margherita. Sì, questo è un fiore. Un fiore con, inquadriamolo questo fiore che è molto, molto bello, con un colore cru. Sì, avorio. È un colore, è un filo d'Alsazia, molto antico. E questi che luccicano cosa sono? Spilli. Sono dei spilli adatti al tombolo. Quindi servono proprio per fare il tombolo? Sì. Quanto tempo hai impiegato per imparare? Anni. Avevo mio figlio piccolo, Gaetano piccolo, che ora ha 12 anni, aveva aveva un anno. Sì, ma vedo altri tipi di lavori. Posso prenderlo, signora Elena? Sì, posso prenderlo. Guardate la signora Elena. Oltre al ricamo a tombolo, questo è il ricamo classico, come si chiama questo? Sì, Elena? Ricamo a telaio. Ricamo a telaio. Ma come funziona, Elena? Ci spieghi. Questi fiori sono disegnati qui sul questo lino. Che cosa è? Lino, mi pare. Sì, bisso di lino. Bisso si chiama di lino? Sì. E i fiori sono disegnati? Sì, sul bisso di lino. Disegno lo fa la signora Gigetta Meli. Ah, Gigetta Meli, sì. Storica, insomma, donna che lavora a Mazzarino. A Mazzarino da una vita. Zona Calvario, via Cappuccini. Sì. E ho iniziato a ricamare da piccola, all'età di 12-13 anni. Ci sono andata per caso e poi mi è diventata arte. Perché le ragazze di oggi, le donne di oggi non fanno più il ricamo? Le donne di una volta, le ragazze di una volta imparavano a fare il ricamo già da piccolissime, 10 anni, 11 anni. Era storica questa cosa. Quindi questi sono i fiori fatti con il ricamo. Sì, bisso di lino, moulinet, filo moulinet. Moulinet. Lavorato a un filo, a due fili. Elena, se qualche ragazza volesse imparare, si può rivolgere a lei? Sì, può venire. E allora? A fare il fil d'erba. E allora amici, con queste bellissime immagini, Elena Galanti da Mazzarino, via Principe Umberto, qui Butera, stradina vicino proprio alla chiesa della Madrice. Complimenti Elena. Grazie Paolo. Il ricamo di Elena Galanti, bravissima. Grazie. A voi un abbraccio, grazie, ciao.